Su come si sviluppa il corso su Gramsci. Il tema, come vi diceva adesso Mario, il centro d'annodamento della discussione è il concetto di egemonia, che è il tema fondamentale attorno al quale Gramsci elabora una vera e propria teoria politica. È assolutamente evidente che per evitare che si cada in una concezione idealistica della cultura e della politica, come se le idee nascessero da altre idee, no? Secondo un processo tipicamente hegeliano, io farò una serie di riferimenti. Infatti oggi parliamo meno di Gramsci e parliamo molto di Lenin. Parliamo del concetto di egemonia in Lenin e del rapporto che il concetto di egemonia in Lenin ha con Marx, e anche naturalmente col successivo sviluppo del pensiero gramsciano. La prossima lezione invece sarà interamente dedicata al rapporto tra Gramsci e la rivoluzione d'ottobre e l'esperienza consiliare dell'ordine nuovo. La terza lezione sarà, e naturalmente si parlerà dei quaderni di Gramsci, cioè della costruzione di una proposta politica, di un progetto politico e dei fondamenti culturali per la rivoluzione in Occidente, che è il grande tema del pensiero gramsciano che si annoda attorno alla questione dell'egemonia. La terza lezione sarà una lezione apparentemente di tipo filosofico, ma in realtà è inseparabile in Gramsci, come in tutti i marxisti, il pensiero politico, la costruzione culturale e ideologica e la prassi, e, la prassi. E quindi vi assicuro che non sarà una discussione oziosa o da considerarsi come un'appendice culturalistica al pensiero di Gramsci, penso che lo scoprirete agevolmente strada facendo. Le lezioni comportano un'applicazione molto seria, è tosta. Ve lo dico subito, questa lezione. Io cercherò di spiegare il più possibile i vari passaggi. Ove non fossero sufficientemente chiari, si incaricherà la discussione, il dibattito, di individuare quali sono i punti critici, le difficoltà di comprensione che via via si potranno determinare. La bibliografia l'avete a disposizione, l'avevate già a disposizione, non so quanti hanno potuto, come si dice, fare i compiti a casa. Immagino che se non sono stati già fatti si potranno, anche sulla base delle suggestioni che usciranno oggi, ripescare poi questi temi attraverso la bibliografia proposta. Intanto il concetto di egemonia. Perché il concetto di egemonia è importante? È importante perché lo snodo chiave, cioè il centro di annodamento del pensiero di Gramsci, ed è anche, molto chiaramente, il punto di approccio di Gramsci con Lenin. Da dove viene il termine egemonia? Il termine egemonia deriva da una parola greca, egestai, che significa letteralmente condurre, essere guida, essere capo, o anche deriva dal verbo egemoneuo, sempre dal greco, che significa ancora essere guida, ma anche precedere, condurre. Per egemonia, come si vede, gli antichi greci intendevano essenzialmente la direzione suprema dell'esercito, cioè era un termine militare. Vedremo invece come per Gramsci l'accento sarà diversamente posto e marcatamente su una questione, l'importanza del consenso dentro un processo rivoluzionario che scioglie la contraddizione che è presente nel pensiero idealistico fra teoria e pratica, che supera il carattere speculativo, astratto del rapporto fra soggetto e oggetto, tipico dell'hegelismo hegeliano, e che rifonda il concetto di rivoluzione come grande riforma intellettuale e morale, cioè come superamento del rapporto statico, immutabile, fra governanti e governati. Guardate, questo è un tema cruciale, cioè tutto il pensiero di Gramsci, tutta la sua concezione che lega eguaglianza e libertà, ruota attorno a questo tema fondamentale: superare definitivamente nella storia umana
la linea di demarcazione, la separazione fra dirigenti e diretti, fra governanti e governati, per arrivare alla costruzione di un mondo, come diceva Marx, a una società di liberi ed uguali, dove, per dirla ancora con Marx, il libero sviluppo di ognuno sia la condizione del libero sviluppo di tutti. L'interesse che muove la ricerca di Gramsci è poi in realtà non una ricerca astratta, come nulla avviene nel pensiero e nella pratica dei rivoluzionari, è il risultato di una riflessione sulla sconfitta del movimento operaio, avvenuta dopo il biennio 19-20, e sull'avvento del fascismo. Ma Gramsci riflette su quella sconfitta essenzialmente con una chiave di lettura, come gap, come deficit di egemonia culturale delle classi subalterne. E lo farà con un'operazione straordinaria, cioè attraverso un excursus sulla storia d'Italia, un excursus che va dal Rinascimento al Risorgimento fino alla storia lui contemporanea. Legge cioè il processo attraverso il quale le classi proletarie hanno subito uno scacco politico come deficit di capacità di costruire una propria strategia culturale, politica e quindi rivoluzionaria di affrancamento delle classi subalterne da una storica soggezione. Il concetto di egemonia è da Gramsci presentato da questo punto di vista in tutta la sua ampiezza, cioè come qualcosa che opera non soltanto nella struttura economica e sulla organizzazione politica della società, ma sullo stesso modo di pensare, sugli orientamenti ideali e persino sul modo stesso di conoscere. Gramsci tiene presente il Marx della prefazione per la critica dell'economia politica del 1859, un'opera di storica cruciale importanza sulla quale spesso ritorneremo nel corso di queste tre giornate, dove Marx scrive che gli uomini prendono coscienza dei conflitti di struttura, cioè della loro soggezione nei rapporti economico-sociali, innanzitutto sul terreno delle ideologie. Ed esse ideologie diventano fondamentali forze propulsive della trasformazione. Il contributo che Gramsci attribuisce a Lenin non è solo quello quindi di avere teorizzato la dittatura del proletariato, cosa peraltro fatta già da Marx, ma quello di averla realizzata nei fatti. Si tratta cioè dell'affermazione del significato non solo pratico, ma anche filosofico dell'operare, del trasformare la società. Esatto. È la filosofia che non procede più semplicemente attraverso concetti, per una sorta di partenogenesi, cioè di scaturigine dei concetti medesimi, gli uni dagli altri, ma bensì dalla struttura economica, dalla trasformazione avvenuta nei rapporti di produzione in un continuo rapporto dialettico tra base economica, struttura sociale e coscienza degli uomini. Riprenderemo alcuni dei passaggi delle fondamentali opere di Gramsci, a partire da due paginette, di appunti vergate dal giovane Marx nel 1845 e trovate, dopo la morte di Gramsci, da Engels nelle sue carte. Si tratta delle tesi su Feuerbach, la undicesima delle quali, ricordo che a un certo punto è diventata anche una delle epigrafi scritte recuperate in una tessera del Partito della Rifondazione Comunista, interpretato il mondo in modi diversi, si tratta però di mutarlo. Vedremo quale portata ha questa affermazione apparentemente banale, apparentemente semplice, talmente semplice in apparenza da apparire una sorta di impulso propagandistico. Gramsci dedica la sua ricerca alla costruzione teorico-pratica esattamente di questo, di un nuovo apparato egemonico, cioè dello strumento fondamentale attraverso il quale le classi subalterne possono produrre il loro affrancamento e il loro riscatto. Veniamo a Lenin. La rivoluzione del 1905, non quella del 1917, appare all'inizio del secolo,
del XX secolo, appare alla socialdemocrazia russa come una rivoluzione di carattere democratico-borghese. Sono in campo subito due posizioni, quelle della destra menscevica e quella dei bolscevichi. La destra ritiene che, trattandosi di una rivoluzione democratico-borghese, la direzione ne spetti alla borghesia e che il proletariato debba sì appoggiarla, ma debba ben guardarsi dal farsene protagonista e dall'assumere soprattutto delle responsabilità di direzione in una rivoluzione che non è la sua. Questa è la posizione della destra menscevica, apparentemente molto rigorosa. La posizione di Lenin è opposta. Lenin osserva che la borghesia russa è una borghesia debole e che il capitalismo russo sia totalmente legato ai ceti feudali e allo zarismo. Dunque la borghesia non ha la capacità di affermarsi e di realizzare la propria rivoluzione democratico-borghese in modo autonomo. Insomma, la tesi di Lenin è che, a seconda della forza politico-sociale che dirigerà la rivoluzione, siamo nel 1905, attenzione, la rivoluzione borghese avrà due possibili sbocchi: o avrà un carattere di compromesso con l'ancien regime, oppure potrà avere un carattere progressivo e democratico, a patto che il proletariato ne prenda la guida, trascinando dietro di sé la grande massa dei contadini, quel mare di contadini che nel 1905 costituisce la base sociale fondamentale in Russia. Lenin afferma testualmente: la rivoluzione borghese presenta per il proletariato i più grandi vantaggi. Sta parlando della Russia, ovviamente. Essa è assolutamente necessaria nell'interesse del proletariato. Quanto più sarà completa e decisiva, quanto più sarà conseguente, tanto più il successo del proletariato nella sua lotta contro la borghesia e per il socialismo sarà garantita. Ecco qui il rapporto che Lenin stabilisce fra democrazia e socialismo in quella fase. Lo sviluppo della democrazia, anche nei limiti borghesi, è la condizione concreta della lotta e del passaggio al socialismo. In quella fase della storia russa, lo sviluppo del capitalismo per Lenin è un fatto progressivo. Perché? Perché lo sviluppo capitalistico è necessario per infrangere i vincoli della società feudale e per sviluppare le forze produttive e quindi per sviluppare il proletariato. Perché essa dà al proletariato le libertà politiche e gli consente di portare avanti più efficacemente la propria lotta. E perché fa intendere alle grandi masse che la democrazia resta per i lavoratori limitata e formale fino a che persista la proprietà privata dei mezzi di produzione. È lo sviluppo della democrazia che pone in discussione la proprietà privata dei mezzi di produzione, come ostacolo a un reale e pieno affermarsi della democrazia, intesa però come autogoverno dei produttori associati, e quindi non come esercizio formalistico che non intacca la strutturale diseguaglianza che il capitale instaura fra gli esseri umani. Vi è un passaggio in una delle opere fondamentali di Lenin, che si chiama Le due tattiche della socialdemocrazia, che è illuminante per comprendere la concezione leniniana dell'egemonia. La destra della socialdemocrazia esprime il timore che se i contadini entreranno in massa nella lotta rivoluzionaria, la borghesia si spaventerà e quindi si ritirerà dalla lotta rivoluzionaria e perciò questa perderà di ampiezza. Per la destra l'ampiezza della lotta rivoluzionaria è data dalla presenza della borghesia. Per Lenin le cose stanno all'opposto, ancora una volta, e dice: quanto più la classe operaia trascina con sé i contadini, tanto più si allargheranno, soprattutto in una società come quella russa, le basi sociali della rivoluzione. Per Lenin è utile e necessaria la partecipazione dei socialdemocratici al governo con le forze democratico-borghesi a certe condizioni di progresso, di autonomia della socialdemocrazia e di controllo del partito sull'operato dei ministri socialdemocratici per consolidare i risultati della rivoluzione democratico-borghese e per meglio difenderli.
operare, dice, dal basso, ma anche dall'alto, dal basso sempre, dall'alto quando e quanto è possibile e in quanto è possibile. La tesi secondo la quale si deve operare solo dal basso è per Lenin una tesi anarchica. La destra socialdemocratica si appoggiava all'autonomia di Plekhanov, un marxista ortodosso, il quale, citando Marx, ricordava come nel 1948 in Germania Marx non sostenne mai che i socialdemocratici dovessero partecipare al governo con forze democratico-borghesi. Lenin risponde, risponde che Marx si riferiva ad una situazione in cui la rivoluzione borghese era giunta al suo culmine in Germania ed era stata sconfitta e la classe operaia era lì debolmente organizzata, era a rimorchio della borghesia, priva di autonomia politica e organizzativa, e in quel contesto per Marx essenziale era riconquistare l'autonomia politica del proletariato e dargli un'organizzazione indipendente. Ma la situazione russa, dice Lenin, è completamente diversa perché la rivoluzione borghese è in ascesa e il proletariato è la parte più attiva della lotta rivoluzionaria. Insomma, Lenin utilizza proprio l'insegnamento di Marx che non significa mai applicare uno schema fisso a tutte le condizioni, cioè a estrarre già belle fatta una teoria politica dal cilindro del prestigiatore, ma ricavare il comportamento politico dall'analisi della situazione reale. Dice Lenin, l'analisi concreta della situazione concreta è l'anima viva, l'essenza del marxismo. Ora, un passo indietro. Lenin, quando entra nel movimento operaio, ci entra prima ancora della costituzione del Partito Socialdemocratico Russo, intorno al 1892-93. Lenin ha poco più di 20 anni. Immediatamente, già lì si palesa lo scontro di Lenin con i populisti. Il termine populisti non va confuso con l'accezione che oggi ha il termine populista. Sono i cosiddetti narodniki, la cui posizione era la seguente. Loro sostenevano che in Russia non c'è spazio per lo sviluppo vero e proprio del capitalismo. Questa è la tesi. Perché? Perché vi prevale un'economia agricola retta su due pilastri, la grande proprietà terriera nobiliare e la comunità contadina, cioè la proprietà comune dei contadini sulla terra, con una sorta di autarchia economica di villaggio, la cosiddetta opsicina, che era una tradizionale posizione del contadino russo e che poi approderà armi e bagagli nelle posizioni anarchiche o socialiste rivoluzionarie. Dunque, secondo i narodniki, c'è un limite alla proprietà privata della terra, attenzione, che impedisce lo sviluppo del capitalismo e può diventare la base per il passaggio diretto dalla conduzione collettiva al socialismo. Per cui sarebbero, secondo i narodniki, i contadini i protagonisti della trasformazione e la funzione degli intellettuali, della cosiddetta intelligenzia, consisterebbe nella funzione di illuminare i contadini circa la propria funzione storica. Lenin risponde: vi sbagliate, il capitalismo in Russia si sta sviluppando. La comunità rurale si sta disgregando, i contadini più ricchi acquistano appezzamenti di terreno nella proprietà del signore feudale, diverse famiglie contadine perdono la terra, non sono più proprietarie, si formano così salariati e i braccianti che vengono compensati con salario in moneta. La stessa produzione contadina comincia a servire non solo per soddisfare i bisogni della famiglia o per lo scambio in natura dei contadini, ma per i mercanti che acquistano i prodotti per venderli. Il mercato capitalistico si fa dunque affermando nelle campagne. Da ciò deriva che in questa situazione il capitalismo in Russia è un fatto progressivo, ancora una volta torna quell'argomento, anche se oppressivo per le masse lavoratrici, operaie e contadine. Perché? Perché libera le forze produttive, rompe i vincoli feudali che ne impediscono lo sviluppo e forma il proletariato. La lotta della classe operaia russa per la propria emancipazione è dunque per Lenin una lotta politica e il suo primo obiettivo è la conquista della libertà politica. A questo punto occorre soffermarsi su un concetto teorico fondamentale in Lenin.
che egli riprende direttamente da Marx e che sarà fondamentale anche nell'elaborazione di Antonio Gramsci. Concetto al quale bisogna prestare particolare attenzione perché è uno degli snodi fondamentali della dialettica marxiana. È il concetto di formazione economico-sociale. Cosa intende Marx per formazione economico-sociale? Marx intende una fase della società che si distingue da tutte le altre per la struttura economica predominante in quella determinata fase, e cioè per i rapporti di produzione e di scambio che caratterizzano questa fase di sviluppo. Si tratta della chiave fondamentale del suo pensiero, che Marx illustrò compiutamente nella già citata celebre prefazione alla Critica dell'economia politica del 59, dove egli enunciò il metodo di lavoro che sarà sviluppato nel Capitale. Mi sono chiesto se fosse opportuno farlo o meno. Ritengo che sia opportuno farlo, anche se, come dire, questo già di per sé chiederebbe e richiamerebbe un approfondimento specifico che, se vorrete, in qualche misura potremo realizzare già oggi. Cosa scrive Marx? Marx scrive: la mia ricerca arrivò alla conclusione che tanto i rapporti giuridici quanto le forme dello Stato non possono essere compresi né per se stessi né per la cosiddetta evoluzione generale dello spirito umano, ma hanno le loro radici piuttosto nei rapporti materiali dell'esistenza, e che l'anatomia della società civile è da ricercare nell'anatomia dell'economia politica. Il risultato generale al quale arrivai, e che una studi e che approderà al Capitale di lì a poco, può essere brevemente formulato così: nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono ad un determinato grado di sviluppo delle forze produttive materiali. L'insieme di questi rapporti di produzione costituiscono la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale. Il modo di produzione della vita materiale condiziona in generale il processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma al contrario il loro essere sociale che determina la loro coscienza. A un dato punto del loro sviluppo, le forze produttive materiali della società entrano in contraddizione con i rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di proprietà che ne sono soltanto l'espressione giuridica, dentro i quali tali forze per l'innanzi si erano smosse, si erano sviluppate. Questi rapporti, da forme di sviluppo delle forze produttive, si convertono in loro catene. E allora subentra un'epoca di rivoluzione sociale. Con il cambiamento della base economica si sconvolge più o meno rapidamente tutta la gigantesca sovrastruttura. Una formazione sociale non perisce finché non siano sviluppate tutte le forze produttive a cui può dare corso. Nuovi e superiori rapporti di produzione non subentrano mai prima che siano maturate in seno alla vecchia società le condizioni materiali della loro esistenza. Ecco, conclude Marx, perché l'umanità non si propone se non quei problemi che può risolvere e perché, a considerare le cose d'appresso, si trova sempre che il problema sorge solo quando le condizioni materiali della sua soluzione esistono già o almeno sono in formazione. Come si vede in questo fondamentale pensiero di Marx, che ha determinato il confronto nel pensiero degli epigoni marxisti per i due secoli successivi, l'elemento dinamico per eccellenza sta nelle forze produttive. Tornando a Lenin e alla sua polemica contro i populisti, Lenin dice che loro non capiscono che respingendo il capitalismo respingono insieme lo sviluppo delle forze produttive. Essi vagheggiano una società di tipo precapitalistico, cadono cioè in una posizione che Lenin definisce romantica. Dice Lenin: si tratta in definitiva di una ideologia reazionaria.
Attenzione, perché questo è un passaggio davvero essenziale. Quando Marx parla di formazione economico-sociale, non la identifica con il modo di produzione che di quella formazione è pure l'elemento caratterizzante, che ne spiega cioè i rapporti e la natura, ma che non è l'identica cosa. Per formazione economico-sociale Marx intende la struttura e insieme la sovrastruttura, dunque la base economica, i rapporti civili, politici, la vita culturale che entrano reciprocamente in rapporto dialettico. Cioè il capitalismo per Marx non è una struttura immobile, ma un processo di cui egli sottolinea il farsi, lo svilupparsi in modo dinamico. E il merito scientifico di Marx è proprio quello di averci dato una chiave per capire non tutta la storia sociale passata e futura, ma quella determinata formazione economico-sociale. Questo non vuol dire, badate bene, che il metodo di Marx sia applicabile solo al capitalismo, ma che se vogliamo capire altre società non potremo trasferire ad esse meccanicamente le leggi individuali individuate nel capitale. Dovremo individuare nuove leggi, nuove categorie scientifiche. Quando a Marx dicono, presentano i suoi epigoni, anche i suoi posteri, ma già a lui contemporanei in grande parte, quando presentano il pensiero di Marx come una specie di Talmud, di catechismo, buono per tutte le situazioni, Marx reagisce brutalmente, dice ma neppure io sono marxista, cercate di capire il mio metodo, non di pensare che sia una sorta di grimaldello buono per aprire tutte le porte. Il marxismo non è una filosofia della storia, ecco il punto. Prima di Marx mancava un criterio di analisi della società e del suo sviluppo. La società appariva come un conglomerato inesplicabile, misterioso di fatti di cui si potevano dare le più diverse interpretazioni di carattere speculativo, metafisico. Non si distinguevano cioè i fenomeni importanti da quelli secondari, quello che è essenziale da quello che è derivato, quello che è causa e quello che è effetto. Detto in altri termini, ancora oggi senza Marx non capiremmo nulla del mondo che ci circonda. Il metodo di Marx è scientifico in quanto adesso è applicabile il criterio della reiterabilità, tipico di tutte le scienze. Solo allora si può ricavarne un modello. L'astrazione, cioè la determinazione astratta, è sì indispensabile, il modello, ma non è il punto d'arrivo, è il punto di partenza. L'analisi della situazione concreta fornisce gli strumenti proprio per la determinazione astratta, per il modello, necessaria per capire il concreto e riprodurre nella propria coscienza la molteplicità del concreto medesimo. Per Marx ogni scienza sarebbe superflua se l'essenza delle cose e la loro apparenza fenomenica coincidessero direttamente. Si ha cioè scienza quando si supera il dato immediato, l'apparenza, per scoprire il nocciolo razionale che vi è contenuto. Vi farò un esempio, forse illuminante. Prendiamo l'esempio a noi più duramente vicino, quello della crisi economico-sociale nella fase attuale, o delle crisi periodiche del sistema capitalistico, che sono connaturate al modo di produzione capitalistico, ma si manifestano, come l'ultima in particolare, prima nella sfera del credito e della finanza e solo successivamente nell'economia reale. In altre parole, è vero l'opposto in realtà, e cioè che le crisi nascono nell'economia reale, esplodono nella sfera finanziaria o creditizia e ricadono poi sulla stessa economia reale con pesanti effetti distruttivi. Tuttavia l'apparenza non è così. E ciò ne ostacola la comprensione e la terapia, tant'è vero che avrete sentito spesso parlare della crisi capitalistica che inizia con la crisi dei subprime. Già Marx aveva notato, già allora, che la speculazione e il credito offrono alla sovrapproduzione momentanea i canali di sbocco, ma proprio per questo accelerano l'esplosione della crisi e ne aumentano la distruttività e la violenza. Sentite cosa dice Marx al riguardo. Dice: la crisi stessa scoppia dapprima nel campo della speculazione e solo successivamente passa a quello della produzione. Ma non la sovrapproduzione, ma la sovraspeculazione, che a sua volta è solo un sintomo della sovrapproduzione, appare agli occhi dell'osservatore superficiale come la causa della crisi.
E ancora, gli economisti che pretendono di spiegare le periodiche contrazioni di industria e commercio con la speculazione finanziaria assomigliano a quella scuola ormai scomparsa di filosofi della natura che consideravano che la febbre era la vera causa di tutte le malattie. Il rapporto fra causa e effetti totalmente invertito. La dura polemica di Marx contro il meccanicismo, tipico della Seconda Internazionale, del materialismo meccanicistico, è frutto appunto di una concezione invece evoluzionistica dello sviluppo sociale, come se il socialismo nel corso della storia fosse la scaturigine inevitabile del processo sociale. Si evolve e lì arriva inesorabilmente. Per Marx ovviamente non è così. Dovete avere presente, anche questo è un punto centrale, che Marx non è un pensatore deterministico, come una parte dei suoi epigoni e come le degenerazioni del marxismo accademico hanno cercato di fare pensare. Marx è un pensatore dialettico, cioè Marx pensa che date determinate condizioni si apre la possibilità di uno sbocco rivoluzionario, la possibilità appunto, ma non la necessità. Del resto, Marx stesso ha dedicato la sua vita proprio alla costruzione delle condizioni soggettive, che rendono possibile la rivoluzione, non necessaria, possibile, la formazione del Partito Comunista. Neppure l'enorme campo teorico dissodato da Marx lungo 40 anni di intensissimo lavoro dà interamente conto di ciò che il rivoluzionario di Treviri fu. Ed è questo che Federico Engels volle dire nel discorso pronunciato davanti alla tomba di Marx nel cimitero di Highgate a Londra nel 1883, quando affermò testualmente che lo scienziato, Marx, il Marx scienziato non era neppure la metà di Marx, perché Marx era prima di tutto un rivoluzionario. Come a dire che l'impegno militante nel movimento operaio è l'altro termine di riferimento essenziale per la comprensione stessa del suo pensiero. Bene, Lenin pone in rilievo come Marx, per arrivare al nocciolo del problema, astragga la struttura dalla formazione economico-sociale, la studi isolatamente per capirla e definirne le leggi, ma non per rimanere fermo alla struttura, bensì per risalire da questa al concreto vivente, cioè per rivestire la struttura di carne e di sangue e capire tutta la sua società, nella sua organicità, nel suo modo di funzionamento reale. Dice Lenin, questo è lo scheletro del capitale. Tutto sta però nel fatto che Marx non si sia accontentato di questo scheletro, ma appunto, come dicevo testé, l'abbia rivestito di carne e di sangue. Nel Capitale Marx mostrò tutta la formazione economico-sociale capitalistica come cosa viva, con i suoi rapporti nella vita quotidiana, con le manifestazioni concrete del conflitto fra le classi, con la sovrastruttura politica borghese, con le idee borghesi di libertà, con i rapporti familiari borghesi. Se la struttura restasse isolata e pretendesse di riassumere tutto in sé, ci troveremmo di fronte a un processo tipicamente idealistico, hegeliano, secondo cui l'astrazione diventa una sostanza indipendente, una specie di ipostasi. Nel materialismo meccanicistico succede proprio questo. Lo schema si sovrappone alla realtà, riproduce se stesso, ma non scopre più niente e perde la forza euristica, cioè di spiegazione, di rivelazione che invece ha nel pensiero di Marx. Ci sono alcune cose straordinarie, alcuni esempi di interpretazione materialistica della storia, che se avrete la bontà di leggere capirete questa straordinaria capacità di lettura dei fenomeni politici, sociali, ideologici e economici nel loro intreccio. Leggete il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte come esempio di interpretazione materialistica della storia e ne vedrete il carattere dinamico, la plasticità della rappresentazione. Come sapete, il marxismo, Marx arriva in Italia molto tardi, più tardi che in tutto il resto d'Europa. Infatti ne scrive La Briola, primo vero marxista autentico, non affetto dal dogmatismo della Seconda Internazionale.
Antonio Labriola nota: persino l'arte, la morale, la religione, le scienze sarebbero prodotti diretti delle condizioni economiche e del modo di produzione, ovvero sia i flussi, i radiamenti, ornamenti e miraggi dei materiali interessi. I pigri si accomoderanno volentieri alla grossolana accettazione di simili enunciati. In realtà bisogna scavare oltre. C'è anche una bellissima e interessante definizione che molti anni dopo darà un intellettuale francese scarsamente, colpevolmente trascurato in Italia, Jean-Paul Sartre, il quale in un importantissimo testo che si chiama Questioni di metodo, che credo sia fra i testi che nella bibliografia vi ho suggerito di leggere, dove Sartre proprio per bersaglio non il pensiero di Marx ma la caricatura che ne fanno i suoi epigoni, dove mostra per esempio, per dirne una a proposito di rapporto tra l'arte, tra la produzione culturale e i rapporti materiali, dove spiega che il realismo di Flaubert è il rapporto di simbolizzazione reciproca con l'evoluzione sociale e politica della piccola borghesia nel secondo impero in Francia, ma non mostra mai la genesi di tale reciprocità di prospettiva, il materialismo dogmatico. Non sapremo così né perché Flaubert abbia preferito la letteratura a tutto, né perché sia vissuto come un anacoreta, né perché abbia scritto quei libri piuttosto che quella dei Goncourt o dei Duranty. Cioè quel marxismo dogmatico, quel marxismo situa ma non fa scoprire più nulla, lascia che altre discipline senza principi stabiliscano le circostanze esatte della vita della persona e interviene solo in seguito per dimostrare che i suoi schemi si sono verificati una volta di più. Se gli elementi non economici che compongono la storia, la lotta politica, che pure deriva dai rapporti di produzione, la lotta ideologica che pure è alla base nei rapporti economici, se questi vengono ridotti immediatamente in modo meccanico alla struttura, abbiamo appunto la riduzione della storia e sociologia. Ed è proprio questo approccio che consentirà prima a Lenin e poi a Gramsci di fondare il concetto di egemonia. Del resto, se tutta la società fosse ridotta alla sua base economica, non ci sarebbe più posto per l'iniziativa politica. Cioè, se tutto si evolve da sé, non ci sarebbe più spazio per l'egemonia, soprattutto non sarebbe possibile l'egemonia del proletariato in una fase nella quale il capitalismo non si è ancora sviluppato, cioè in una fase di rivoluzione democratico-borghese come era quella del 1905 in Russia. Lenin riesce proprio a fare saltare la schematica simmetria, capitalismo uguale rivoluzione borghese, crisi del capitalismo uguale rivoluzione proletaria, e riesce a fare vedere l'intreccio dialettico per cui in una determinata situazione storica il proletariato può essere egemone anche in una rivoluzione democratico borghese, proprio perché ha recuperato il concetto marxiano di formazione economico-sociale nella sua pregnanza e organicità. Siamo a questo punto alle soglie di un altro passaggio teorico-pratico fondamentale, e cioè l'iniziativa del soggetto rivoluzionario, il partito. Torniamo allora a Lenin. Tra l'indagine dello specifico russo e la formulazione della teoria dell'egemonia, cioè della funzione dirigente del proletariato nella rivoluzione democratico-borghese, c'è di mezzo un anello concettuale, oltre che pratico, del tutto essenziale. Questo anello essenziale è il partito rivoluzionario come avanguardia politica del proletariato, il partito cioè come il momento di classe, il momento della direzione. Lenin fissa questo tema cruciale in un'opera di centrale importanza del 1902, si chiama Il Che Fare, dove scrive esattamente questo: la storia di tutti i paesi, probabilmente qualcuno di voi sobbalzerà di fronte a questa affermazione, attesta che la classe operaia, con le sole sue forze, stiamo parlando dell'origine, è in grado di elaborare soltanto una posizione tradunionistica,
cioè la convinzione della necessità di unirsi in sindacati, di condurre la lotta contro i padroni, di reclamare dal governo questa o quella legge necessaria agli operai, ma perché la classe operaia possa andare oltre il livello sindacale della rivendicazione immediata, occorre precisamente la teoria rivoluzionaria. Dice Lenin, la dottrina del socialismo è sorta da quelle teorie filosofiche, letteralmente, sto citando, storiche ed economiche che furono elaborate dai rappresentanti colti delle classi possidenti, gli intellettuali. Lenin parte cioè da una constatazione storica, la teoria rivoluzionaria, non il conflitto di classe che ovviamente le preesiste, non è nata dagli operai ma è stata portata nel proletariato dall'esterno. Attenzione perché qui c'è un'osservazione preliminare da fare. Per Lenin la cultura rivoluzionaria non nasce dal nulla, ma dal possesso di tutte le acquisizioni della cultura borghese. La dialettica hegeliana, l'economia classica inglese, le teorie socialiste francesi, naturalmente sottoposte a vaglio critico e a superamento dialettico, superamento cioè come negazione e assunzione. Per inciso ricordo un famoso passo che riprenderemo nella prossima lezione, che si trova in un articolo scritto per Il Grido del Popolo, in cui il giovane Gramsci afferma il medesimo concetto di Lenin. Sentite, dice: se la storia è una catena degli sforzi che l'uomo ha fatto per liberarsi dai pregiudizi e dalle idolatrie, non si vede perché la classe operaia, che un altro anello vorrebbe aggiungere a quella catena, non debba sapere come, perché e da chi sia stato superato e quale giovamento possa trarre da questo sapere. Attenzione però, quando Lenin dice che la coscienza politica di classe può essere portata al proletariato dall'esterno, egli vuole dire dall'esterno della lotta economica, dall'esterno cioè del rapporto fra operai e padroni. Il concetto di esterno diventa qui più ricco, nel senso che solo al di là del rapporto fra operaio e padrone si vedono i rapporti di tutte le classi fra di loro, di tutte le classi sociali con lo Stato, con il potere politico, con il governo, e si ha una visione complessiva della società. Per arrivare alla lotta rivoluzionaria è necessario appunto questo, è vedere cosa c'è dietro al padrone, come egli si organizza il proprio potere e la propria egemonia. Bisogna individuare le classi sociali, i partiti politici, la loro funzione. Bisogna comprendere come il padrone sia sostenuto da tutta una struttura sociale, da tutta un'organizzazione politica e statuale. Ebbene, a questo non si arriva per un processo spontaneo. Serve uno sforzo di pensiero e una capacità di organizzazione concettuale che presuppone la presenza e l'assimilazione di una serie di categorie scientifiche che si possono raggiungere solo a un altissimo livello di cultura, a quel livello cui appunto pervenne Marx. La scienza abbiamo già visto che va al di là dell'apparenza, coglie nessi che non appaiono nell'immediato e che hanno bisogno dell'elaborazione critica. Questo momento dell'elaborazione critica è la teoria rivoluzionaria. Bisogna anche tenere presente che la concezione che ho appena espresso, quello della coscienza politica di classe che viene dall'esterno, è riferibile alle origini, cioè alla genesi del partito operaio. Non è applicabile alla fase in cui il partito operaio è ormai costituito e ha le sue basi nella classe operaia. Da quel momento la teoria non viene più dall'esterno, ma la elabora il partito del proletariato all'interno della classe operaia stessa. Vedremo come Gramsci svilupperà questo concetto. Nell'estremismo, malattia infantile del comunismo del 1920, Lenin chiarirà che la teoria non è mai un dogma, ma si costruisce in stretta connessione con la pratica di un movimento veramente di massa e veramente rivoluzionario. Lo sviluppo definitivo della teoria e la prova della sua validità si ha nel contatto col movimento di massa e con l'esperienza di lotta di tale movimento.
Torniamo a quella miniera, autentica miniera, io ci sarò tornato nell'arco di 30 anni di approfondimenti personali non so quante volte, scoprendomi sempre qualche cosa di più profondo ed essenziale. Guardate la seconda delle tesi su Feuerbach. Qui cosa scrive Marx? Scrive: la questione, se al pensiero umano appartenga una verità oggettiva, non è una questione teorica, ma pratica. È nell'attività pratica che l'uomo deve dimostrare la verità, cioè la realtà, il potere, il carattere terreno del suo pensiero. La disputa sulla realtà o non realtà di un pensiero che si isoli dalla pratica è una questione puramente scolastica. Si guardi ancora Sartre in Questioni di metodo, che racconta l'itinerario del suo processo di affrancamento dall'idealismo. Dice: in quell'epoca lessi il Capitale e l'ideologia tedesca. Capivo tutto luminosamente, non capivo proprio niente. Capire e mutare se stessi, andare oltre se stessi, quella lettura non mi mutava affatto, ma quello che cominciava a mutarmi invece era la realtà del marxismo, la pesante presenza al mio orizzonte delle masse operaie, corpo enorme e cupo, che viveva il marxismo, che lo praticava e che esercitava a distanza una irresistibile attrazione sugli intellettuali piccolo borghesi, disgregandone le idee. Scrive invece Lenin: non c'è rivoluzione senza teoria rivoluzionaria, ma non c'è rivoluzione senza un partito che incarni la teoria del movimento delle masse, diriga le masse, le organizzi, elabori una strategia e conduca una tattica. Io diffido sempre e chiedo sempre di evitare di utilizzare questi riferimenti per trarne immediate conclusioni sulla nostra realtà effettuale, però guardate che ci sono e sono molto robuste. L'azione del partito rivoluzionario, dice Lenin, deve investire tutta la società. I socialdemocratici devono andare fra tutte le classi della popolazione, devono inviare in tutte le direzioni i distaccamenti del loro esercito. Il proletariato non conquista una coscienza di classe solo operando su se stesso, ma intervenendo su ogni momento della vita sociale e politica. Anche sul giornale rivoluzionario, io lo dico e sono molto contento che voi, come dire, nel piccolo di un circolo abbiate ricominciato a mettere in circolo la stampa comunista. A questo proposito Lenin dice, a proposito della stampa comunista e su cosa deve essere il giornale rivoluzionario, dice: deve essere un giornale che, senza dimenticare un solo momento il suo carattere di classe e l'autonomia politica e culturale del proletariato, però fa sue tutte le esigenze, tutte le rivendicazioni democratiche della società e non si limita mai a un orizzonte angustamente proletario. Bene. Per Lenin, nella situazione storica della Russia del 1905, si può avere l'egemonia del proletariato nella rivoluzione borghese perché il proletariato, come vi dicevo prima, vede l'incapacità della borghesia di condurre conseguentemente a termine la propria rivoluzione, a differenza della rivoluzione francese, che è la sola vera rivoluzione borghese perfetta, perché la classe che muta i rapporti di produzione, che acquista contemporaneamente tutte le leve del potere politico. Il partito, dice Lenin, è il soggetto rivoluzionario che non si limita a seguire e registrare il processo oggettivo, ma interviene a modificarlo. La destra socialdemocratica non capisce la concezione materialistica di Marx perché non capisce essenzialmente la funzione del soggetto, cioè non vede che l'attività umana è essa stessa oggettiva, cioè attività che si oggettivizza, che diventa elemento dell'ambiente. Si badi, Lenin parla del partito che ha capito le condizioni materiali della rivoluzione, quindi non del partito come astratta volontà soggettiva, come puro volontarismo, come pura immaginazione rivoluzionaria. Vedete come Gramsci liquida con ferocia le posizioni dei cosiddetti progettisti parolai, come li definisce lui. Questa è la posizione di Lenin nel 1905. Ora guardate come il concetto di egemonia e la dialettica nel pensiero politico tornano
giorni quando il proletariato russo non si trova più di fronte a una rivoluzione democratico-borghese che deve battere il feudalesimo e i suoi residui, ma quando la lotta ormai in una fase di capitalismo in certo qual modo sviluppato, quando sono ormai eliminati o stanno per essere eliminati i residui del mondo feudale. Così nel 1915-16 Lenin si trova di fronte, ancora una volta, di fronte ad una tesi che suona così. Nella fase imperialistica il capitalismo si è talmente internazionalizzato che le rivendicazioni nazionali non trovano più spazio, per cui, secondo queste tesi, bisognerebbe sostituire alla rivendicazione dell'autodecisione dei popoli la lotta rivoluzionaria del proletariato contro il capitalismo. Lenin risponde così. L'imperialismo comporta il superamento dei limiti degli stati nazionali da parte del capitale. Significa estensione e aggravamento dell'oppressione nazionale, però su una nuova base storica. Di qui deriva precisamente che noi dobbiamo legare la lotta rivoluzionaria per il socialismo al programma rivoluzionario nella questione nazionale. E questo Dio sa se parla anche a noi. Cioè non è che tu, proiettando i tuoi compiti su un di là al di sopra di te e quindi finendo per fare diventare la tua politica propaganda, elevi lo scontro di classe. Questo avviene soltanto se tu lo innervi nelle condizioni nazionali, dove tu devi rimettere in campo la soggettività politica e le tue capacità di dirigere il proletariato. Anzi, il capitalismo, accentuando proprio il proprio carattere oppressivo, esalta le rivendicazioni democratiche, dice ancora Lenin, e al tempo stesso le congiunge al socialismo in un modo qualitativamente diverso da come ciò si verificava nella società feudale. Dunque, il proletariato non può vincere se non attraverso la democrazia, realizzando pienamente la democrazia. Dice Lenin, testualmente, la rivoluzione socialista in Europa, stiamo parlando dell'Europa del 1915, non può essere nient'altro che l'esplosione della lotta di massa di tutti gli oppressi e di tutti i malcontenti. Una parte della piccola borghesia e degli operai arretrati vi parteciperanno inevitabilmente e porteranno nel movimento, non meno inevitabilmente, i loro pregiudizi, le loro fantasie reazionarie, le loro debolezze e i loro errori. Ma oggettivamente essi attaccheranno il capitale e l'avanguardia cosciente della rivoluzione, il proletariato avanzato, esprimendo questa verità oggettiva della lotta di massa varia e disparata, variopinta ed esteriormente frazionata, potrà unificarla, dirigerla e conquistare il potere. Facciamo un ulteriore definitivo balzo nel tempo per arrivare al 1917, alle tesi di aprile, alla tappa proletaria della rivoluzione. Cosa accade? Accade questo, che nel febbraio, al suo esplodere, la rivoluzione ha, come ho già detto mille volte, un carattere democratico-borghese. Si formano i soviet, che però sono diretti da una maggioranza di socialisti rivoluzionari e menscevichi. I bolscevichi sono la minoranza. Sto parlando dell'aprile 1917. Sono il 10% del Soviet di Pietrogrado, cioè il nucleo più forte della rivoluzione. Il governo provvisorio è a direzione liberale, presieduto dal principe Lvov. Quel governo si impegna però a continuare la guerra a fianco di Francia e Inghilterra. I Soviet appoggiano il governo e dunque legittimano la guerra imperialista. Fino a quel momento Lenin aveva appoggiato la rivoluzione democratico-borghese nel suo programma. Il suo programma, che era assemblea costituente, 8 ore di lavoro per gli operai, distribuzione della terra ai contadini, senza distinguere fra contadini ricchi e contadini poveri. Ma dopo il febbraio cambia posizione. Perché? Perché si rende conto che non è possibile guidare la rivoluzione ai suoi sbocchi. Non è più possibile. In quanto socialrivoluzionari e menscevichi sono ormai schierati dalla parte della guerra e dell'imperialismo e non si possono realizzare nemmeno gli obiettivi democratici della rivoluzione. Si tratta allora di puntare non più
alla dittatura democratica degli operai e dei contadini, ma alla dittatura del proletariato alleato alla grande massa dei contadini poveri. Guardate che in quella fase lo scontro anche fra i bolscevichi è durissimo, è uno scontro violento. C'è la contrarietà esplicita di alcuni pezzi da 90 del gruppo dirigente bolscevico, per esempio Zinoviev e Kamenev rimproverano a Lenin duramente il rischio che egli li conduca a una disfatta e che i bolscevichi possano vivere la stessa ecatombe toccata ai comunardi sulle barricate di Parigi nel 1871. Lenin insiste, li convince uno a uno. Prima pensava che lo sviluppo delle forze produttive in Russia non fosse tale da consentire la rivoluzione proletaria, tantomeno la costruzione del socialismo. Ma allora cosa muta? Determinante è in Lenin il giudizio politico sullo schieramento delle forze politiche in campo, sulla loro collocazione internazionale. Si tratta cioè di una valutazione che tiene conto non solo dello sviluppo dei rapporti di produzione, ma che coglie nella lotta soprattutto il momento politico. La dittatura del proletariato diventa la sola forma di potere attraverso cui può attuarsi storicamente, concretamente, in quel preciso momento, l'egemonia del proletariato. E le condizioni della Russia e il rapporto della Russia col contesto europeo di quel momento, in primo luogo la guerra, gli offrono un'occasione storica. Si tratta di volontarismo? No, perché Lenin non prospetta immediati obiettivi socialisti, ma obiettivi democratici, anche nella fase proletaria della rivoluzione, cioè nazionalizzazione della terra e dei trust industriali, delle banche, controllo operaio sulla gestione delle aziende, una riforma cioè dentro il sistema e tuttavia contro il sistema. Dopo queste misure, sostiene Lenin, l'avanzata verso il socialismo sarà del tutto possibile. C'è qui un'innovazione rispetto a Marx, che nella prefazione al primo libro del Capitale aveva scritto, vi ricorderete, anche quando una società è riuscita a intravedere la legge di natura del proprio movimento, non può saltare né eliminare per decreto le fasi naturali del suo svolgimento, ma aggiunge, può abbreviare e attenuare le soglie del parto. Si ricorderà che nella prefazione per la critica dell'economia politica del 59, quella che vi ho prima letto estesamente, Marx aveva affermato che una formazione economico-sociale non perisce finché non si siano sviluppate tutte le forze produttive a cui essa può dar corso e che nuovi e superiori rapporti di produzione non subentrano mai prima che siano maturate in seno alla vecchia società le condizioni della loro esistenza. Ma Marx aveva qui separato solo a fini scientifici e attraverso l'astrazione lo sviluppo dell'economia dal momento politico. Aveva però aggiunto, insisto, che il parto può essere abbreviato e facilitato dalla coscienza dello sviluppo oggettivo. Ebbene, per Lenin la coscienza, l'iniziativa politica diventano decisive. Siamo di fronte alla rottura netta condotta non attraverso una esercitazione libresca scolastica, ma nella realtà con le interpretazioni evoluzionistiche del pensiero di Marx, quelle che porteranno il gruppo dirigente bolscevico a polemizzare duramente con la socialdemocrazia europea, che porterà alla disfatta della Seconda Internazionale prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Vedremo nella prossima lezione come Antonio Gramsci si rapporterà alla rivoluzione d'ottobre, alla quale non guarda da lontano. Vedrete come tra il 1923 e il 1924 Gramsci sarà l'inviato nell'internazionale comunista da parte del Partito Comunista d'Italia e avrà un rapporto straordinariamente fecondo con tutto il gruppo dirigente bolscevico e con Lenin in modo particolare. E come questo confronto influenzerà e come la rivoluzione rossa, prima ancora del soggiorno di Gramsci in Russia e prima ancora della formazione della Costituzione del Partito Comunista d'Italia,
come la rivoluzione d'ottobre influenzerà lo sviluppo del movimento ordinovista dei consigli di fabbrica nella Torino operaia. Ma questo è il tema della prossima giornata. Thank you.